Abbiamo secondo me fatto una bellissima gara, come lo merita sia il paese, sia il percorso e sia tutti che hanno collaborato per questa realizzazione, dalle forze dell'ordine ai ragazzi che ci hanno dato la mano. Voglio fare un ringraziamento di cuore a tutti i miei soci dell'Oppidum Avertina Racing, un salutone al dottor Denisi con il pilota del passione che lavoriamo abbinati, per lo sport voglio a tutte le scuderie della Calabria, i presidenti, il direttore di gara, contatto, cioè, dovrei fare un elenco, quindi li saluto tutti, le voglio tutte. Noi speriamo che l'anno prossimo sia questa gara Coppa Italia, perché già ha sentito dire dei piloti, è un percorso che gli piace a tutti. L'anno scorso eravamo 40, adesso siamo 70 e oltre, quindi si vede in automatico che il percorso lo merita. Noi più di questo che abbiamo fatto penso che non potevamo fare, però qualcosa di meglio la faremo l'anno prossimo. Perfetto. Abbiamo dato il massimo di noi stessi e della nostra sportività. Un bacio a tutti e un saluto a tutti. In ogni caso ringraziamo sempre anche l'avvocato Barca, che è un mio grande cugino, il nostro grande Lillo Pirrone e tutti gli altri amici. Peppe Sgro, una grande gara organizzata benissimo. Quindi il prossimo anno la rivogliamo di nuovo? Crediamo proprio di sì, speriamo che hanno tutto l'orgoglio di farla. Salvatore, dimmi. Niente, io mi affianco alle parole di Franco, grande pilota, grande amico, nonché paesano di Oppido d'origine, cugino dell'avvocato Enzo Barca. Io, come dicevo poc'anzi, ripeto ancora che siamo in due e noi vogliamo ringraziare tutti, davvero tutti, dal pubblico al massimo, ecco, presente tutto. Ripetiamo. E questo è un percorso che davvero siamo in due. Che merita tanto di essere ancora un percorso molto lavorato, un percorso molto guidato e bello, è veramente un bel percorso. Detto il prossimo anno la faremo Coppa Italia. Basta, chiuso. Salvatore Lipari, insomma, dai. Devo parlare? Certo che sì. È da ieri sera che parlo. Comunque vi voglio salutare. Poche parole, perché veramente sono stanco, sono stravolto, è una settimana che non dormo. Voglio salutare tutti i sindaci che sono qui, quindi non tra elencarli uno per uno perché sono tutti amici nostri. Voglio pure dire una cosa ai sindaci, provocarli un attimino. Questo che noi stiamo cercando di fare a Oppido, lo stiamo cercando per fare per il bene della provincia di Reggio Calabria, insieme al dottor Denisi, insieme al nostro club Oppido Mamertina Racing ed altri che ci supportano pure. Voi come sindaci, spero che da stasera in poi, poco vi impegnate per il prossimo anno, che se Dio vuole questa cosa sarà Coppa Italia. Non vogliamo altro dai sindaci, un contributo, perché fare queste manifestazioni ci vogliono tanti soldi, se devono riuscire bene, come è riuscita questa, penso. E i soldi, oltre che noi con le nostre amicizie, tutte quelle che abbiamo, un ringraziamento e un applauso a tutti gli sponsor, da poco sai che ci hanno veramente, Domes Italia, con la amministratrice Rosi, che ci ha veramente dato un contributo abbastanza sostanziale in modo da poter fare queste cose che noi senza di loro non potevamo fare. Un ringraziamento va a Clivia puro e altri come Clivia, come il comune di Oppido, come altri che Varapodio, che ci hanno dato un contributo abbastanza valido. E ringrazio anche quelli che hanno dato poco, perché anche quelli che hanno dato poco nelle sue possibilità ci hanno contribuito alla gara. Quindi io lo voglio fare un ringraziamento soprattutto a tutti voi altri sponsor, da Domes al più piccolo che ha messo quello che ha potuto. L'altra cosa che voglio dire, oltre ai ringraziamenti ai sindaci, che tre di loro, non noi, noi siamo sportivi, non siamo politici, che tre di loro con l'anno prossimo ci daranno un contributo sia a noi come Oppidum Avertina Racing, sia come scuderia per passione, perché siamo gli unici due nella provincia di Reggio Calabria che organizziamo, per poter questi eventi farli diventare sempre di più. Niente, ora voglio chiudere subito, un ringraziamento va al mio club Oppidum Avertina Racing, tutti i soci che ho visto che hanno lavorato tanto, queste ragazze, abbiamo tutti lavorato tanto veramente, fino ieri sera, fino alle lunedì, due di notte. Voglio ringraziare piloti per passione, la famiglia Denise e tutti quelli che hanno collaborato, se non riesco a ricordarmi qualcuno perdonatemi perché sono pure stanco. Voglio ringraziare le scuderie
della Calabria, tutti gli organizzatori della Calabria che hanno aderito, commissari di percorso e quant'altro, le forze dell'ordine, polizia di Taurianova e vedo anche Reggio Calabria, i vigili urbani di Oppido, i carabinieri di Oppido Mentine e altri che ci hanno dato una mano, il corpo forestale, quello sono carabinieri che ci hanno dato una mano. Detto questo passo la parola a Francesco. Ringrazio davvero tutti, se mi è scappato qualcosa perdonatemi, sono stanchissimo. Bene, classe 2000, secondo classificato il numero 63 Salvatore Lipari, vince il numero 64 Rosario Aurello. Premia il sindaco di Oppido Mamertina il primo e il sindaco di Santo Stefano, se c'è il secondo. Il sindaco di Santo Stefano non c'è, ah c'è. Lipari, Salvatore e Aurello. Lipari. Dov'è Lipari? Lipari attivamente ricercato dalle forze dell'ordine. Dov'è? Eccolo qui. Allora, premia il sindaco di Oppido Mamertina a Salvatore Lipari. Il premiato e il premiante più elegante d'Italia. E che vogliamo fare? Eccolo là, guarda, ce l'abbiamo tutti noi. E il sindaco di Santo Stefano da Spromonte all'amica Aurello della Cosenza Corse che si è fatto un bel po' di chilometri per essere qui. Un solo passaggio, mettetevi qua. Questi sono i nostri mascotti della Oppido Mamertina Racing. Queste due ragazzine sono sempre con noi in tutte le gare, lo possono dire tutti i piloti, sia di Reggio che oltre Reggio. Loro da piccolini sono venuti in tutte le gare. Dormono con noi, corrono con noi, se Dio vuole saranno i futuri piloti della nostra Nucciari o Cittadea. Se Dio vuole, speriamo altri che seguono queste ragazzine qua, vero? E fu così che fecero danza classica. Anche tre. Oh, ma non mi dovete venire. Francesco. Pure Francesco. Salvatore, vogliono fare danza classica, ho parlato prima. Non so fare niente. Cioè, non c'è pure ragionamento.